Luca Ondifero della CGIL di Pescara, giornata particolare dedicata alla festa dei lavoratori nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara, il solito e rituale riconoscimento ai più meritevoli. È il momento anche per fare il punto della situazione di un anno particolarmente impegnativo sotto l'aspetto sindacale. Sì, siamo anche quest'anno qui a fare questa festa in questa sala della provincia, come ormai si ripete da tanti anni, oltre 20 anni se non ricordo male, una celebrazione appunto in cui vengono richiamati quelli che sono i valori legati al lavoro in questo paese, ma non solo in questo paese, perché la festa del 1° maggio, la festa dei lavoratori, è una festa internazionale che da tanti anni viene celebrata in tutto il mondo e quindi appunto una festa allargata a oltre i nostri confini, perché in queste giornate, in questa giornata in particolare, vengono valorizzati tutti quei temi che sono al centro di quella che dovrebbe essere una società adeguata al momento, anche se poi si registra in una fase come questa, ma non solo quest'anno, è una tendenza che purtroppo registriamo da diversi anni, come il lavoro sia diventato, si stia svilendo nel suo significato complessivo. Ciò nonostante, io credo che sia importante che questa festa dei lavoratori rimanga un punto fermo, non solo perché la nostra Costituzione prevede all'articolo 1 il lavoro come la massima espressione dell'emancipazione, ma perché quello dei lavoratori è un momento in cui devono essere ricordati certi valori.